Un saluto a tutti dal vostro Tony. Nel video di oggi voglio portare una gara che abbiamo fatto durante una delle ultime lobby ed è la replica del WTC 600 di Tokyo. Quindi abbiamo riprodotto le stesse condizioni con la notte nei primi giri, poi si va verso l'alba e si inizia con la pioggia, la pista molto bagnata, e poi invece va via via asciugandosi. Eravamo arrivati ad un'ora un po' tarda in realtà, quindi qualcuno era già uscito dalla lobby ed eravamo solo in quattro: io, Paoletto, Bidone e Driver 90, cioè Davide. Le scelte sono un po' diverse, bisogna fare attenzione perché sono 6 giri e c'è il consumo gomme e consumo carburante. Tony ha scelto molto rischiosamente una Miura, una GR Yaris invece RZ per Paoletto, NSX per Davide, NX modello nuovo, e la RCZ gruppo 3 Road Car per Bidone. Ed eccoci qui adesso alla partenza. Bisognerà quindi fare, anche come era stato per il WTC 700 Le Mans, un po' di strategia, stare un po' attenti più che alle gomme, al consumo del carburante, perché il consumo a gomme è stato impostato su 25A, però con delle gomme sport non è un problema chiudere i 6 giri, soprattutto sul bagnato. Più che altro da fare attenzione alla tenuta. Invece, quanto riguarda il consumo del carburante che è stato impostato di 5A, bisogna un attimo stare attenti alla mappatura del carburante. Partono subito molto bene Driver 90 e Tony, che del resto hanno due macchine con un po' più tiro. Invece la RCZ di Bidone e la Yaris di Paoletto sono un po' più improntate sul grip, sul misto, ma come velocità massima è nettamente inferiore a quelle dei due rivali. Infatti vediamo che qui sul misto sia Paoletto che Bidone si rifanno sotto. Vediamo che c'è anche qualche grattata sul muro, bisogna stare attenti perché se è lieve viene passata, ma se è abbastanza forte c'è una penalità di 5 secondi per contatto col muretto. Quindi c'è da fare attento anche a quello, perché se no sulla linea di penalità la macchina ti viene fatta rallentare, e quindi è una penalità abbastanza pesante, quella più importante, non quella, la penalità quella debole. Passa qui in testa Paoletto con la sua Yaris, c'è un bel testa a testa con la Miura di Tony, che ha un po' più di motore, come avevo detto anche prima, sulle parti più rettilinee. Infatti per il momento Tony mantiene la testa, Davide ha, a causa di qualche perdita di controllo, è sceso all'ultimo posto, ma è pronto a rifarsi qui sul rettilineo, dove la sua NSX del 2017 riesce a superare anche i 300 km/h. Quindi per il momento Bidone in testa, scusate, Paoletto in testa, segue a breve distanza sia Tony che Bidone. Vediamo che qui sul rettilineo prende più velocità Tony, che si mette nella scia della Yaris. Qui sferra l'attacco decisivo e passa in testa. Attenzione, perché c'è stato anche il sorpasso della NSX di Davide sulla RCZ e poi anche sulla Yaris. Quindi è una, abbiamo capito che è una gara un po' così, che sia io che Davide, che abbiamo più motore, abbiamo la possibilità di rifarci sul rettilineo, e al contrario sia Bidone che Paoletto hanno un vantaggio maggiore sulle parti miste. Bisogna comunque, come ho detto anche prima, stare attenti alle penalità, perché qui sono potrebbero fare la differenza, oltre al fatto del consumo carburante, perché ci sono macchine che consumano un po' di più, macchine che consumano un po' di meno, e la mappatura giusta in questo momento potrebbe essere quella decisiva per andare a concludere la gara senza dover rientrare. Quindi contatto per Paoletto, attenzione perché si trova un momento al terzo posto ma a 5 secondi di penalità, e quindi
questo potrebbe essere un problema per lui, perché vedete che la recisetta di bidone è lì pronto in agguato. Inoltre va a prendersi 5 secondi di penalità anche Tony. Siamo verso la fine del secondo giro. Farò poi un taglio, ragazzi, porterò metà gara questo sabato e l'altra metà gara il prossimo, per non fare un video troppo lungo. In questo momento c'è Tony in testa con 5 secondi di penalità. Secondo Paoletto, che va al sorpasso sulla NSX di Davide, ma anche lui ha 5 secondi di penalità, quindi potrebbe ribaltarsi completamente l'ordine dei piloti in questa fase della gara. Fate attenzione alla RCZ che va all'interno su NSX di Davide, e quindi ora attenzione, perché siamo in prossimità della linea di rallentamento e qui sia Tony che Paoletto devono rallentare. Quindi completo ribaltamento, perché l'NSX di Davide vola in testa, seguita dalla RCZ di bidone che era ultimo, invece grazie alle penalità degli avversari va a finire secondo. E quindi in questo terzo giro abbiamo una classifica completamente variata, con Davide che va a condurre la gara, mentre Paoletto, che era primo, si ritrova ora in ultima posizione e deve fare una scalata se vuole andare a vincere questa gara. Attenzione, arriva lungo qui Davide e quindi anche lui si va a prendere la penalità. Attenzione, perché è in testa ma la penalità poi la farà a rallentare. Attenzione, perché ci sono anche i danni, quindi queste botte, che potrebbero sembrare anche abbastanza lievi, però con i danni realistici potrebbero compromettere l'handling dell'auto, anche perché siamo sì con una pista che sta andando via via asciugandosi, ma è ancora abbastanza scivolosa. Comunque si mantiene al momento l'ordine della classifica, con l'NSX davanti e l'RCZ di bidone dietro. Tony si trova al momento in terza posizione e sta cercando di fare una guida un po' attenta, anche con la consapevolezza di avere più motore nel rettilineo, e quindi la possibilità ora di andare a riprendersi Davide, che ha la penalità, e bidone, che ha un po' meno motore rispetto alla Miura con RCZ Road Car. Noi stiamo andando adesso verso la fine del terzo giro. Come vi ho detto, vi farò un taglio qui, quindi vedrete sabato prossimo la fine di questa gara. Stiamo molto attenti a quello che sta succedendo, perché bidone prova un sorpasso all'esterno su Davide, ma va a finire largo, va a colpire il cone, quindi ci sarà una penalità anche per lui. Quindi ora ci sarà un nuovo ribaltamento della classifica della gara, che è veramente molto molto interessante. Poi, se volete rimanere aggiornati su altri contenuti di Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ci vediamo nel prossimo video e non perdetevi l'appuntamento sabato prossimo con gli altri 3 giri della gara. Vedremo come andrà a finire. Un salutone da Tony89. Ciao ciao.